Ladies and gentlemen, from Faenza Beach, California, here tonight, the legend of rock, Johnny Rockstar, presents the No MTV Awards! Siete tantissimi! Siete bellissimi! Vi meritate questo premio, siete a Faenza, il tempio del rock. Sarà la vera cerimonia rock. Noi siamo stanchi. Cosa sono i No MTV Award? Sono la vera quintessenza del rock. Noi siamo stanchi. Siamo stanchi delle major che ti impongono i loro nomi. Voglio citare un episodio che mi è successo adesso. Di là è venuto il capo della Sony, Pier Silvio Sony, con sua sorella Marina Sony, mi ha detto: se non fai suonare Fabri Fibra, ti mando i Club Dogo a casa tua a farti rigare l'iPhone. Vieni, vieni se vuoi, vieni, non mi fai mica paura, io ho le palle, io sono come Epifani, io sono come Cuperlo, ho le palle. Però, lo dico, se una casa discografica mi desse 35-40 mila euro per far cantare la Pausini e se lei, col suo culone, riuscisse a passare la porta d'ingresso, io dico la verità, io non do niente per sicuro, però può darsi anche che la faccia suonare. Comunque, vi dico subito le cose istituzionali. Ecco, devo ringraziare tutte le persone che hanno permesso questa bellissima serata e quindi tutti gli sponsor. Lo sponsor, main sponsor è Heineken, facciamo un bel applauso a Heineken. Poi ci sono altri piccoli sponsor che hanno dato un contributo. Sono 1000 sponsor che hanno dato un euro. 5.000 sponsor che hanno dato 50 centesimi e 75.000 sponsor che hanno dato dai 10 ai 20 centesimi. Purtroppo io devo citarli tutti. Cominciamo. Allora, hanno versato un euro la Vodafone di Solarolo, che lancia questa nuova tariffa, la Vodafone You and Minghi. Cioè, tu puoi telefonare solo da Medeo Minghi. Io non lo so, magari uno interessa, dico, è conveniente. Poi c'è la ditta Fratelli Prugna Usurai dal 1800. No, è andato un euro, però ne rivogliono 500 a fine serata. Devo dire. Poi dopo, poi c'è, ecco, l'azienda per la raccolta differenziata e smaltimento rifiuti del dottor Armando Tossici. Ragazzi, devo dirli, li diciamo. Allora, vengono a raccogliervi la differenziata, poi loro la buttano nel Po. No, però differenziandola, prima lanciano la carta, poi... Scusate, importante, ecco, durante la serata noi, siccome siamo su Twitter, avremo contatti con Twitter. Vediamo chi manda il primo tweet, chi è? La Pausini. Non è vero che ho il culone, io vi denuncio. Devi farne di ciclette, Laura. Bene, va bene, dunque, allora, andiamo con gli altri sponsor. L'azienda di ciabatte, ciabatte, che lanciano proprio oggi questa novità, sono delle infradito che, a differenza delle altre infradito che infradicono solo l'alluce, con queste infradito tu infraditi il dito che vuoi tu. Mi hanno detto di dire così, cioè non è che io posso, qui sono obbligato. Cioè, poi c'è l'azienda di marmisti di Predapio, Benito e figli della Lupa. Ragazzi, non c'è da ridere, questo è l'istituzionale, io devo farla questa cosa. Allora, fanno busti del Duce però dal petto in giù, quindi... Vabbè ragazzi, allora, cioè, mi fate far buttare, questo è andato un euro. Poi l'ultima, ecco, la Toro Assicurazioni, che lancia questo, il bonus malus per i carrelli da supermercato. Succede spesso, sei in fila alla cassa, cioè ne schiacci, cioè, ti tamponi l'altro carrello, sbricioli cracker.
magari il bambino seduto sul carrello per l'impatto viene sbalzato avanti, vola nel carrello frigo, vola nel frigo dei sfuggiati, prende freddo, si ammala. C'è questa polizza. Questa serata, ecco, questa serata è importantissima, faremo del bene, perché le grandi serate fanno sempre del bene. Tutto l'incasso, il ricavato di questa serata, ha un unico obiettivo: trovare un fidanzato a Emma Marrone. Noi non ne possiamo più. Allora, guardate l'estate che ha passato Emma Marrone. Uno scandalo. Io non ce la faccio a vederla così. Siamo nel vivo, abbiamo superato l'istituzionale, è chiaro, gli sponsor li dirò per non tediarvi troppo, gruppetti di 5 o 6. Non sono da solo, avrò una valletta, è nata a Rimini, è stata compagna di banco di Nicole Minetti alla scuola materna, poi lei l'ha soffiato il fidanzato di 2 anni, Mirko, che era pieno di tatuaggi, però lei è qui. Tazia Moscardini, Tazia, vieni. Ecco qua. Vieni Tazia, grazie per essere qui. Buonasera a tutti. Come ti trovi? Bene? Benissimo, grazie. Hai fatto poi la pace con Nicole? No, non ci sono riuscita. Non ci sei riuscita. Allora, tu avrai un compito molto gravoso, stasera te lo dico subito, farai un filino meno di quello che fa Filippa Lagerbach con Fazio. Dovrò far fatica. Ecco, un filo meno, capito? Quindi è pesante. Madonna. Dov'è che t'ho visto? Io te t'ho visto. T'ho visto per caso su Google Maps? Sei stato su Google Maps? È possibile. È possibile, sì. Su Google Maps. Bene, allora andiamo con la prima categoria. La prima categoria. Monia non solo jazz, il gruppo che ci seguirà tutta la sera. Allora, la prima categoria. Sapete che salire sul palco non è facile, a volte ti capita, devi fare delle performance e devi anche, diciamo la verità, devi prendere degli additivi, io lo dico, io stasera sono qui, fatto come un leone, lo dico, io ho preso metadone, nandrolone, ormone della crescita, cocaina light, cocaina zero, mi sono fumato 2 cannoni con la pagina Affari Finanza di Repubblica, però l'ho fatto. E quindi la categoria, e quindi durante l'esibizione, fatti così, si possono avere dei piccoli mancamenti. Ecco perché la prima categoria è fuori come dei balconi. Prima nomination, Mariah Carey. This is... Guardate Mariah Carey che è stato, eh? And please forgive me because I'm a little bit. Quello di fianco è il suo pusher. Brava Mariah. Guarda, lui è imbarazzato. Seconda nomination, Pete Doherty. Come poteva non esserci Pete Doherty? Pete Doherty al pusher di Faenza. Terza nomination, i più fatti sul palco, i parlamentari del PDL. Vediamoli. Tutti insieme, dai. Testa. I più fatti di loro. Molto bene, allora se Tazia mi porta la busta vediamo chi ha vinto. Vieni Tazia. Allora chi è che può aver vinto? È un momento di suspense. Vediamo. Prima categoria vincono i parlamentari del PDL. Grazie Tazia. Allora purtroppo doveva venire a ritirare il premio Angelina Alfano, ma deve portare Dudu a fare la cacca perché... E il cane da Pascale, se non Schifani non c'è perché sta trattando purtroppo un subappalto con la cosca dei Trapanesi, purtroppo non c'è, quindi l'esercito di Silvio ha invaso la Polonia, non c'è.
E niente, se c'è, ecco, per ritirare, se c'è qualcuno iscritto al PDL. Scusi, lei. Lei è iscritto al PDL? Sì. Certo. Scusi, c'è un tweet, scusate, c'è un tweet. Chi è questo? Vediamo. Vediamo. Sì, vediamo di chi è il tweet. Anna Tatangelo, ciao ragazzi, volevo farvi vedere come se... No, scusa, si può... Va bene, era Anna Tatangelo. Volevo farvi vedere come sono senza trucco che ve ne sei, ma fai schifo. Tutto qua. Va bene, andiamo, va bene, grazie Anna. Allora, andiamo con... allora, lei è... Buonasera. C'è un altro tweet, scusate. Scusate. Sono, ciao ragazzi, sono Gigi D'Alessio. Volevo farvi vedere anch'io come sono senza trucco che ve ne sembra baci. Niente, scusate, scusate. Vabbè, se mandano i tweet cosa ci posso fare? Giustamente, giustamente. Allora, lei è parlamentare del PDL, sì, Forza Italia. Sì, certo. No, lei non è parlamentare. No, io sono un simpatizzante. Si chiama? Io sono Max Bindello. Max Bindello. Sì. Sì? Che lavoro fa? Io vendo le vini usate delle oggettine. Quindi è un lavoro che non conosce crisi. No, crisi, no, no, assolutamente. No, non ne abbiamo. Non ne avete di crisi. Ecco, ritira il premio per conto, sì, del PDL. Se, vuol dire qualcosa? Sì, volevo intanto dire soltanto una cosa. Sì. Voglio ricordare che per chi si iscrive alla Nuova Forza Italia entro il 31 dicembre, con la tessera avrà in omaggio una mountain bike con cambio Shimano, una batteria di pentole Mondial Casa, un conto corrente offshore agevolato e un buono per due evasioni fiscali. Grazie Max Bindello, grazie. Un attimo, dobbiamo dare il premio a Max Bindello, scusate, il premio, questo è importante, è il premio dei Non TV Award, è la dentiera di Mick Jagger. Ah. Questo è il nostro premio. Questo lo dedico a Silvio, il nostro Silvio. Lo dia pure a Silvio. Grazie. Grazie, un bel applauso per Max Bindello. Allora andiamo veloci, andiamo con la seconda categoria perché qui abbiamo tante premiazioni da fare. La seconda categoria, andiamo con la seconda categoria. Fantastici. Allora voglio farvi una domanda. Una domanda: quanto costa secondo voi un video di Lady Gaga? Un video di Lady Gaga, fate una cifra così. Quanto? Quanto hai detto? 200.000 euro? Costa 3 milioni di euro un video di Lady Gaga. Un milione per in coreografia, un milione per i costumi e un milione per le ciglia finte. Quindi con 3 milioni di euro. Allora, noi come MTV Award, però vogliamo premiare i video che con poca, con diciamo i video che con pochi mezzi sono invece hanno ottenuto dei risultati di grande fantasia. Quindi la categoria, no, è per questo vogliamo farvi vedere un video che per noi simboleggia questa cosa, cioè un video fatto con pochissimi mezzi che è rimasto nel cuore di tutti. Vediamolo. Quante cose al mondo. Allora, vi dico cosa ha speso la Tassoni. Tassoni ha speso un euro per la cedrata, che l'ha presa nei magazzini da Tassoni, ha speso, perché il bicchiere, niente, perché è di Tassoni, cioè, e non l'hanno, il tavolino è Trick and Track dell'IKEA, 25 euro, l'ha montato Tassoni, quindi in tutto 26 euro. Per questo la seconda categoria è... Vediamocela cosa può essere la seconda categoria. Tanta resa, poca spesa. La prima nomination, gli End of Fashion. L'hanno fatta a casa del cantante. La madre, lo dico perché sono cose che ci siamo segnati, ad un certo punto ha detto: sono contenta che suonate a casa mia perché così non... e vi impasticate perché così non state su internet. Tutta casa dei cantanti, le maglie sono tutte dei componenti del gruppo, giovanissimi, sono australiani loro,
Seconda nomination, gli OK Go! Lello e Francesco Marino. Guardate, ma non ce la faccio. Muove una avventura dalla sede che la lama. È una buona guagliola che si cosa non le fa. Si è asciuta insieme a nato, ma non si è innamorato. O sai che sono due frati, torna insieme a quella là. Molto bene. Lello e Francesco Marino. Lello è diventato milionario perché si è scoperto che Saviano gli ha copiato tutti i testi di Gomorra, quindi è diventato, sì. Allora, vediamo chi ha vinto. Abbiamo visto End of Fashion, OK Go, Lello e Francesco Marino. Vieni con la busta, cara Tazia, carissima Tazia. Eccoci qua. Vediamo chi può aver vinto. Secondo voi chi ha vinto? Scusate, c'è un tweet. Scusate, c'è un tweet. Vediamo chi arriva. Angela Merkel, molto carina la serata, vi abbasso lo spread di 2 punti. Grazie Angela, ma Angela, ma sei troppo carina. Vediamo chi ha vinto, scusa Tazia, hanno vinto gli OK Go. Tazia, devi rimanere qua perché gli OK Go purtroppo non ci sono, stanno preparando la maratona di New York in tapis roulant. Quindi gli mandi il premio, ecco, mi raccomando, col traco, non con Bartolini, col traco, non con Bartolini, perché si perde con Bartolini, ok? Cosa c'è? Un altro tweet? Chi è? Scusa, chi è? Guardate come mi ha ridotto Massimo De Cataldo, il pinguino Vodafone. No, ragazzi, non è possibile. Orca miseria. Ma Massimo De Cataldo è pazzesco. Cioè, voglio dire. Allora, andiamo con la terza categoria. Molto bene! Una grande canzone nasce, grazie, no, bravo, no, ve lo meritate. Una grande canzone nasce da una grande alchimia di musica e testo. Certe volte ci ricordiamo il testo, ma non ci ricordiamo la musica. Certe volte ci ricordiamo la musica, ma non ci ricordiamo il testo. Chi di noi non si è fermato a riflettere, a pensare profondamente, sentendo versi come questo è il ballo del qua qua. Bravissima, se subito scatta la magia, vedi? Ecco. Allora, noi abbiamo per questa categoria un grande, veramente il più grande che potessimo avere. È reduce da una maratona shakespeariana, lui ha recitato senza fermarsi mai Re Lear, Riccardo III, Enrico IV, Franco IV, Franco I, le più belle pagine di Tex a colori. Voglio una standing ovation perché veramente per me è un momento di grande, grande felicità. Ugo Pagliai! Eccomi qua! Grazie Ugo, il leggino, grazie. Buonasera, grazie. Buonasera. Grazie Ugo, grazie per essere qui. Grazie, grazie. È un pezzo di storia del teatro italiano. Grazie Ugo, grazie per essere qui. Grazie.
Che piacere rivederti, Ugo. Beh, essere qui con te, Gene, è una gioia. Ne abbiamo veramente fatte tante insieme. Io, guarda, sono strafelice di essere qui con te, perché insomma la tua bravura, cosa hai scelto? Ecco, non che mi far diventare no, rosso. No, Ugo, non preoccuparti. Ecco, voglio che tu ti senta. Scusa, Ugo. Sì, no. No, scusa. Non pensare che me l'abbia causato tu, Ugo. No. Io devo dire che ti trovo un po' cambiato. Dall'ultima volta che ti ho visto sei un po' cambiato. Mi sono leggermente cambiato. Allora, non è che stai diventando gay? No, Ugo, guarda, sinceramente no. Adesso? Sì, lo so che adesso. Comunque, allora, un attimo, vediamo. Allora, la categoria selezionata appositamente da Ugo Pagliai è, vediamo la categoria, testi di musica. Allora, Ugo, tu hai il compito, le nomination sono tutte tu, cioè le nomination. Quindi, devo dire di questi testi di minchia. Esatto, sì. Di nicchia, minchia. Okay. No, minchia è una parola greca, no? Che sì, vuol dire amore. Quindi, esatto, certo. Quindi la prima nomination? Dunque, prima nomination, Big Fish featuring Isa con Grossa. Hey, originale! Hey, originale, lo sai, è Grossa, a sto giro è Grossa. Hey, quando montiamo sulla Jeep di Big Fish è Grossa, suonando hits su hits, scendono in pista le Miss coi mega beats che fanno urlare gli MCS, è Grossa. Quando montiamo sulla Jeep di Big Fish è Grossa, ed ogni gig è Grossa, in ogni club è Grossa, i veri DJ hanno capito la mossa, è Grossa. Gli altri sound si scavano la fossa, è Grossa, a sto giro è Grossa, a sto giro è qualcosa di grosso, anche nel giro più losco garantiscono che è tutto a posto. Facciamo slalom nel music beats, facendo danze proibite con le disco queens, sulle mani coi drinks e cin cin, gin gin, gin. Vai, va. Seconda nomination, Ugo. La seconda nomination è Club Dogo con Chi se ne frega. Dicono: Dio Gio, Dio mio, vai zio. 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 Tutti i soldi che ho incassato li ho già spesi, perché la vita è corta come il cazzo dei cinesi. Zio, riempio versi e show, le ho messi del flow, scrocca più Pampero, parola del Vangelo. A te fa troppo anche la Coca Light, prova con la Coca Zero. Vetri neri, occhiali neri, buchi neri, fatto serata ieri. Schiaccio, mi sfaccio sul Lamborghini giallo del tuo babbo. Il tetto va a fuoco, le tue tette nel video dei Dogo. Suonano i Dogo in tutta Milano dentro gli impianti a palla. Zio, sembra paura e delirio lungo la circonvalla. Frate, non vado mai a dormire, per me è sempre sabato. O faccio i soldi o muoio. Euros o Thanatos. Dogo. In discoteca, chi se ne frega? Terza nomination. Sai che? Terza nomination. Fedez con Pensavo fosse amore e invece era. La prima volta che ti ho vista in quel locale,
Tu eri in abito da sera così bella che a guardarti da lontano non sembravi vera. Tu scarpe con i tacchi e io Jordan con New Era. Ho sempre gli occhi su di te, ma nascosti dalla visiera. Io faccio il sostenuto e accenno un timido saluto con la sigaretta in bocca, perché fa uomo vissuto. Ti chiedo che ore sono, e mentre tu guardi il quadrante, noto sotto le mie ascelle un alone preoccupante. E mentre penso che devo comprarmi un nuovo deodorante, mi dà in mano un listino prezzi, fresco di stampante. Io non sono molto esperto, ma in un solo istante ho capito che non si trattava del menù del ristorante. Hai detto che mi amavi, ma era solo un pretesto. Vorrei baciarti in bocca, ma ora io non ci riesco, non ho da cambiare, non è che c'hai il resto? Pensavo fossi amore, invece eri una escort. Non devo preoccuparmi più per come mi vesto. Dai, fammi un po' di sconto, tanto io faccio presto. Tu sei stata con Paolo, Claudio, Franco, Francesco. Pensavo fossi amore, invece eri una escort. Allora, grazie Ugo, grazie per essere stato qui, grazie, un grande, grandissimo, grazie Ugo. Sono momenti che ricorderete tutta la vita, tutta la vita. Allora, vediamo un po' chi ha vinto, Tazia, allora, Tazia. Oh, Tazia, vediamo chi ha vinto, Tazia. Allora, ha vinto. Fanno cagare tutti e tre, quindi ex aequo hanno vinto tutti e tre. Ragazzi, fantastico. Allora, ritira il premio, niente po' di meno che Piotta! Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. Bene. Gene, tu ringrazia che sono venuto io. Ciao. Tu ringrazia che sono venuto io perché tu eri spacciato. Scusa un attimo, c'è un tweet, vediamo di chi è. Bobo Vieri, c'è della figa lì? Scusate. Noi non mandate tutti i tweet, ragazzi, un minimo di cosa. Scusa, perché? No, figurati. Scusa. Allora. No, ti dicevo, no? Sì, ecco. Come mai tu sei venuto a ritirare il premio per conto spararti il culo, diciamo, per dirla come così mai? In slang. Perché l'altra sera al Forum di Astaco c'era questa festa dell'hip hop italiano, no? Sì. Con tutti quanti. C'ero anch'io e è uscita fuori questa storia cosa? Dei tuoi award. E devo dirti che loro erano parecchio incazzati. Poi non è che gente che c'è, quella è gangsta rap, gente che mena. Ah, gangsta rap? Gangsta rap, sì. Ma veramente? Sì, cioè magari ti vede vestito così per strada, non è che dice ah simpatico. Sì, non è che genere. Io vada in giro vestito così, solitamente. Cioè per non faenza so, mi non... conosco, non è che giri. Non ne sarei così. Certo. Vabbè, comunque. Comunque, ho parlato un po' con loro, ho detto guarda, Gene è un amico, sì? Se volete ci metto una buona parola. E sì. Ho detto vabbè, allora vai te, prendi il premio, però diglielo che non sei regolato, cioè. Quindi, ma di chi mi devo preoccupare? Club Dog? Allora guarda, Big Fish era big, ormai è magro, quindi poi alla fine è uno abbastanza gentile d'animo, quindi tranquillo. Quello grosso dei Club Dog come carattere? Un po' sono cazzi, perché un po' ce l'ha con me. Anche a scuola. Ce l'ha no, con lui me. Ce l'ha, cioè è uno che si innervosisce facile. Ho capito. Per cui non è che sta cosa, capito, non ha apprezzato molto. Tu digli che rischi. A me poi il rap non dispiace in fondo.
Calcola che mi ero già portato avanti col lavoro. In fondo certe cose del rap io anche le ascolto, ecco, se puoi farti l'attore della presente, ecco. Cioè, credo che devi cantargli il pezzo, tutto quanto intero. Questo come è già prova. Più difficile, ecco. Con la chitarrina come pezzo. Posso farti una domanda, sì. Piotta, tu che sei, è morto il rap? Cioè possiamo dare una speranza a questa gente? No, l'hip hop è come Elvis, cioè è morto ma è sempre vivo, è un mito, capito? Per cui si rigenera. Morto, insomma, cioè, no, c'ha tanti volti, no? C'è anche il volto di Chepechegno, che Chepechegno ce l'ha proprio con te. Ce lo siamo cavati dai coglioni l'hip hop? No. Io temo di no. Allora, consegniamo il premio, ragazzi, scusa, ecco. Questa è la dentiera di Mick Jagger, porta la Club Dogo. Vuoi che la do? La devi dare a Club Dogo. La do a Chepechegno? Eh? A Chepechegno questa? Dalla a Club Dogo, a Fedez, Moreno e tutti. E la Minetti. Vabbè, perché loro tre, i Club Dogo stanno con la Minetti, tutti sì. E tre. Beh, non lo so, ma tutte e tre. A non turno lo so. Faranno giorni alterni, va bene, comunque vedi tu. I giorni dispari. Vedi tu, ecco, va bene. Grazie, Piotta. Ciao. Non c'è veloce. Allora. Fantastici. Allora, la quarta categoria, eh? Eccola. No, volete fare un altro stacchetto? Un altro stacchetto. Allora, io devo dire che questa categoria ero un po' riluttante a farla perché sono argomenti che io faccio un po' fatica a trattare, però hanno insistito, facciamola perché è giusto che la gente sappia queste cose e noi la facciamo. Allora, Satana è tra noi. Ci sarà sempre Satana. Cosa usa Satana per manifestarsi? Cosa usa? I puntini da unire sulla settimana enigmistica e le canzoni, cioè girando al contrario i dischi si sente la voce di Satana, ma sono milioni di pezzi che hanno la voce di Satana, tanto che Satana è talmente impegnato in sala di registrazioni che non va più a fare le messe sataniche, c'è crisi di satanisti e di esorcisti, ragazzi. Satana non si impossessa più di nessuno. C'è qualcuno di voi impossessato da Satana? No, non c'è più, e non ne troviamo più uno, abbiamo cercato per Faenza, ce n'era uno, ma è di Brisighella, purtroppo non è di Faenza. Allora, quindi, è la verità, cioè non è che noi siamo qui a pettinare le bambole. Allora, quindi, la quarta categoria che io lo faccio, devo dire la verità, con molta riluttanza, è appunto, vediamola, canta Satana. Allora. Prima nomination, Povia! Sentiamo Povia, sentiamo il pezzo di Povia. Ora posso amare, ora posso correre e giocare, ora volo sopra le parole. No. Allora sentiamo al contrario Povia. Le larghe intese fanno bene al paese, non azzardatevi a far cadere questo governo, vi rimando Mario Monti. No! Seconda nomination, Fiorella Mannoia. Andiamo al contrario, la Mannoia. Aiuto. Ma che complicata. Sono semplicissima. Voglio un tronista, un toy boy che mi dia del... Terza nomination. Violetta. Mi sveglio ancora qui nel mio mondo. Questa sono io. Da oggi io vivo fino in fondo. Il destino mio. Finalmente lo so. Ascolterò. Tra l'altro lo dico.
siete stati testimoni di un evento eccezionale, è la prima volta che Satana usa il beep. Non è mai successo nei video di Satana, quindi è la prima volta, non accadrà penso mai. Vediamo. Ragazzi, quando i compagni che non studiano vi vogliono copiare i compiti, dateglieli sbagliati, così li bocciano. Quegli stronzi. Molto bene, queste erano le tre nomination. Allora, chiamiamo Tazia che avrà la busta, credo. Che quindi noi. Secondo voi chi ha vinto? Chi può aver vinto? Chi? Povia, vediamo invece. C'è una certa suspense. Violetta! Molto bene, allora, grazie, grazie. Allora, ritira il premio il prete satanista Don Manson. Dov'è il prete satanista Don Manson? È qui con noi. Dov'è? Il prete satanista Don Manson? Lei mi ricorda qualcuno, Don Massimo, dico la verità, mi ricorda... Silenzio! Devo fare un'invocazione. Oh grande Satana, è il tuo popolo rock che te lo chiede. Fa che a Biagio Antonacci gli venga un raschino perenne in gola. Fa che Eros Ramazzotti perda tutto al videopoker. Che invocazione è questa qua? Ma che lei mi sta rovinando la taci. Serata. Taci. E non è la prima volta. Taci. Non è la prima volta, no, che mi rovina la serata. Taci. Non interrompere mai, Satana. Non chi fai? Sei un deficiente. Fa che Giovanni Allevi venga mangiato dai suoi pidocchi. E fa che a Giovannotti venga colpito dal morbo della zeppola e possa soltanto dire ma soprattutto, grande Satana, un ultimo grande desiderio, fa che Suor Paola me la dia. Se ne vada, prenda il premio e se ne vada, premio, prenda il premio e se ne vada. Guardi, lei ha rovinato la serata come accade da tempo peraltro. Come mi accade da tempo, capito? Zitto. Ecco, fattore. Ci vergogni. Ossigenato di merda. È arrivato un tweet, scusate, chi è? Ozzy Osbourne, mi piace non essere lì, sono con voi alla sagra del pipistrello di New York. Va bene, ok, niente, va bene. Ok, grazie Ozzy. Allora, una cosa che... Ah, quinta categoria, stacchetto, quinta categoria, scusate. Quinta categoria. Non so voi, ma io mi sono sempre chiesto cosa scatta nella testa di un rocker quando dopo due ore di concerto sudato come Bonolis gli viene l'idea di gettarsi proprio a corpo morto tra il pubblico, così facendo quello che si chiama comunemente nel nostro mondo dei rocker stage diving, cioè lanciarsi proprio a corpo morto verso il pubblico. Cosa può saltare nella testa? È un rito tribale che affonda le radici nella notte dei tempi, proprio per questo noi sto facendo una disamina, perché la gente qui, molta gente magari di rock non è preparatissima, ferratissima, però è anche giusto che sappiano. Per questo abbiamo scelto la categoria Tuffati che Dio t'aiuta. Vediamo la categoria. Passano 100 di Fresno, vediamo. Il cantante invita la gente a farsi sotto, vediamo. Seconda categoria, Matt Finley and the Scorpions of Second Grade. Chewing gum.
Allora, vediamo chi ha vinto. Grazie, Tazia. Come ti stai trovando, Tazia? Scusa, c'è un tweet, vediamo chi è. Papa Bergoglio, ho provato a telefonarvi ma trovo sempre occupato. Avete per caso il duplex? Volevo però ricordarvi che nel rock esistono anche gli ultimi come Pago, i Gialli, Scialpi e Gazzosa. Ricordatevi di loro nelle vostre preghiere. Ma sarà fatto, ma per l'amor del cielo, ma sarà fatto. Ma sarà fatto, Bergi, Bergi. Come ti stai trovando qui? Molto bene. Molto bene. Molto. Molto bene. La Minetti l'hai sentita? Manda un tweet per caso. Abbiamo provato. Ok. Hanno vinto i Balsamo 100. Un bel applauso per i Balsamo 100. Grazie. C'è un altro tweet, chi è? Un altro tweet? Luciano Ligabue, ciao ragazzi, vedendo questa meravigliosa serata ho trovato il coraggio per confessarlo, anche per me è venuto il momento di fare outing, tutti i miei pezzi li ha scritti Raul Casadei, lo sospettavamo, vecchio Raul, dovevi dircelo. Allora, vediamo un po' chi ritira il premio, volevo dirvi che ritira il premio e... è la cosa più bella che potesse esserci stasera, oltre ovviamente a Ugo, però Ugo è un amico, io questo personaggio lo conoscevo perché è stato ospite, ma non così tanto, però sono orgoglioso di avere qui stasera, niente proprio di meno, che Clem Sacco! Clem! Eccomi! Ecco Clem! Ragazzi, Clem Sacco, il più grande rocker eccomi, italiano di vento. Eccomi! Eccomi! Ciao Clem! No, 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 applauso, no, applauso per te! Allora, Clem, allora, spieghiamo chi è Clem Sacco. Clem Sacco è un rocker, tu sei un rocker... Vediamo un po' la tua storia, tu quanti anni hai, possiamo dirlo? Sì, sei del 33. Comincio con l'8. 80 anni, ragazzi, 80 anni, è il più vecchio rocker italiano. Vi auguro a tutti di arrivare a 80 anni come me, ragazzi. Ma guarda che qui hanno tutti 90 anni, eh. Guarda. Qui hanno tutti 90 anni, quindi è un augurio del cazzo. Scusa, no, te lo dico subito. No, no, scusa, Clem, allora... Allora, diciamolo, tu sei, lui è stato, ha cominciato col, addirittura negli anni 50, Clan di Celentano, Gino Santercole, Guidone, Enrico Maria Papes. Sì, tutto il clan. Tutto il clan. Venivamo dalla strada. Venivate dalla strada, tu nasci come cantante lirico, poi ti sei messo a fare rock perché non ti volevano. Credi in un Dio crudel che mi ha creato. Abbiamo capito, abbiamo capito perché. Vai. Va bene, cosa allora, Clem, cosa ci presenti stasera farà? Allora, abbiamo la possibilità di avere Clem Sacco dal vivo, eh? Pronto? Sì. Sì, come no? Ragazzi, cioè, Clem Sacco è il più grande del mondo. Allora, che pezzi ci fai stasera? Con cosa cominciamo? Dunque, iniziamo con una tua hit. Sì, Baciami la vena varicosa. Baciami la vena varicosa. E qui fantastico. c'è una storia da dover raccontare. No. Io voglio solo niente, far non sentire. Niente. Posso sedermi vai, qui sì, perché sì. Io adoro Baciami la vena varicosa. Ecco. Ok. Non t'accontenti più dei baci miei, non t'accontenti più delle mie carezze, non t'accontenti più del mio puro amor. Sai che ti dico allora? Baciami la vena varicosa, succhiami il dente del giudizio, strappami il pelo del neo. Brutta porca, brutta porca, brutta porca, brutta porca, succhiami la rotola del femore. Strappami l'unghia incarnata, baciami pure l'ombelicolo. Brutta porca, brutta porca, brutta porca, brutta porca. Non t'accontenti più dei baci miei, non t'accontenti più dei miei sentimenti, non t'accontenti più del mio puro amor. Sai che ti dico allora? Baciami la vena varicosa, succhiami il dente del giudizio, strappami il pelo del neo. Brutta porca, brutta porca, brutta porca, brutta porca. Ehi, brutta porca. Non t'accontenti più dei baci miei, non t'accontenti più delle mie carezze, non t'accontenti più del mio puro amor. Sai che ti dico allora?
baciami la vena varicosa, succhiami il dente del giudizio, strappami il pelo del neo. Brutta porca, brutta porca, brutta porca, brutta porca. Ciao. Oh mamma, voglio l'uova la coco, oh mamma, e ballare in slip, oh mamma, e suonare in frac e cantare rock and roll. Sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo come rock, sono pazzo, 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 pazzo come rock. Oh mamma, voglio fare il caschetto, oh mamma, scivolando dal bidet, oh mamma, e gridare wè wè come fanno i scimpanzé. Sono pazzo come il rock, 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 sono pazzo, 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 pazzo come il rock. Vai! I'm crazy like a rock, 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 I'm crazy, I'm crazy, I'm crazy like a rock. Grazie. Ragazzi, allora, grande, siete certo molto carini, vi ringrazio. No, no, allora, abbiamo preparato una sorpresa per te. Stai qui. Allora, io voglio farti. Allora, no, allora, sei stato fantastico. Vorrei che tutto il pubblico venisse qua sotto. Prendiamo, siccome hai 80 anni, abbiamo preso un tappetino per aiutarti meglio. Allora, Clem. Ma questo lo facevo 20 anni, porca. Vogliamo che tu ti lanci sul. Allora, venite sotto. No, ragazzi, dai, venite sotto, su, tutti in piedi, dai. Calma, aspetta, 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 che non ci sono. No, 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 no. No, Clem. No, no, no. No, no, giù. Dai, dai Clem, fai questo, dai, così la chiudiamo, la finiamo per sempre, capito? Ragazzi, siete stati molto carini, vi ringrazio e fate l'amore, perché quando arrivate alla mia età si diventa filosofi. Ciao ragazzi. Grande Clem, grazie, grazie Clem, fantastico, grazie. Che meraviglia. Allora andiamo con la sesta e ultima. C'è ancora un altro tweet, chi è Marco Travaglio? Ho visto che tra il pubblico ci sono 3 inquisiti, 12 evasori totali e l'intestatario della palestra di Josefa Idem. Con che coraggio potete andare avanti? Scusa Travaglio, ma vaffanculo, va. Scusa. Tanto dentro prima o poi ci finiamo tutti. Allora, sesta categoria, ecco sesta categoria. Allora, questa categoria rock, si chiama Rock ed Europa, non so se voi siete d'accordo con me, però c'è ancora un rock europeo che non ha l'attenzione che si merita, penso ai rockabilly lussemburghesi ad esempio,
ai bluesman rumeni, ai klezmer bergamaschi, gente che fa fatica ad attecchire, non ha cittadinanza. Questo spazio è stato promosso personalmente dal ministro Chienge per favorire le minoranze. La Chienge purtroppo non è qui perché sta lavorando a una nuova legge che prevede che i figli gay di mulatte lesbiche abbiano immediato diritto di cittadinanza se sono sposati con metici indiani bisex che votano Lega. No, è una cosa che sembra complicata, ma poi non la è. Non la è, lo dico. Non la è. Allora, abbiamo preparato apposta uno stacchetto per il ministro Chienge, quindi lo cantiamo tutti insieme, possiamo cantarlo tutti insieme. Non è difficile. Ministro Chienge! Fantastico. Allora, per questo è nata la categoria Das Tirol Uber Alles. Allora, prima nomination, Diemeyer Hofer. Vediamoci, gustiamoci. Größte Glück auf dieser Welt bist du sie und der Wein. Dem Ohren den Zalt die Blaskapelle, der andere will die Geil. Die Neger stehen ganz auf und wackeln mit dem Bauch. Der Zirkus kaum noch trete, den mit einem Wettenschlauch. Doch wird im Himmel mal ein Festchen arrangiert. Was glaubt ihr, da musiziert? Seconda Nomination, Juge Paldauer. Fantastico. Fantastici, sono un po' i Clash del futuro. Eccolo! Terza nomination, Die Salto, questo. Insieme adesso, tutti insieme. Blitz, blatsch, blitz, blatsch, Hexenmossa, volerei, ho, ho, hei, ho, rettiri. Blitz, blatsch, blitz, blatsch, Hexenmossa, dies ist narisch gesund. Blitz, blatsch, blitz, blatsch, eine tauchen, da kann nix passieren. Ob du gärtenschlank bist oder kugelrund. Molto bene, allora, vediamo chi ha vinto, portiamo le buste. Vedo che sta riscuotendo un certo successo la nostra Tazia alla busta 6. Secondo voi chi può aver vinto? Please Plus, lo sapevo. Guarda. E invece hanno vinto i Diemeyer Hofner. Molto bene, lo so, è un peccato. I Diemeyer Hofner piuttosto non possono ritirare il premio perché loro vengono in mucca, ma la mucca ha grippato in Val di Sotto. È la verità, cioè non è che... Allora, ritira il premio al posto dei Meyer Hofer Hans Gross Biggermeier! Eccolo, ciao! Voi direte chi è Hans Gross Biggermeier? Io ve lo dico io, è il più grande produttore tirolese di musica e abbiamo il privilegio di avere qui, grazie a lei, la domanda che si fanno anche tutti, lei è il più grosso produttore musicale su Tirol? Certo. Certo, si può parlare in italiano? Sì, certo, ho imparato la vostra bellissima lingua e spero che voi tutti capiate quello che sto dicendo. Ecco, la domanda che mi faccio io, come fa lei a trovare questi gruppi? Questo è un geheimnis, un segreto, però stasera voglio raccontare un po' come succede. Dovete sapere che io giro un po' per tutto il Tirolo con la mia mucca Hannelore e spesso quando siamo in giro appena sento musica, una bella voce e qualcosa, io quatto come un gatto, arrivo, afferro e faccio firmare un contratto. Di solito funziona così. Ah, funziona così in Tirolo? Sì.
Scusi, io non ho dubbi, io non ho dubbi che lei sia... No, a proposito, io perché... Non ho dubbi che lei sia il più grande produttore sul tirolese, non ho alcun dubbio, perché... Ecco, volevo chiedere... Devo dire una cosa? Sì, naturalmente. A proposito dei My Rock. Sì, a proposito, volevo invitare tutti quanti al concerto che faremo la settimana prossima, mercoledì prossimo, a Niederau con i Meyer Hofner. Saremo tutti insieme, verrà anche lei spero, ma sì, non vestito così magari. E festeggeremo l'anniversario della morte dell'ispettore Derek. Siete tutti invitati naturalmente. È rimasto senza parole. No, sono rimasto basito. Ecco, lei ci ha dato molta gioia, ecco. Sì. Quindi ritira il premio, ovviamente. Certo, però prima di andare via, e mi dispiace tanto lasciare questa bellissima città di Faenza, volevo fare un omaggio a tutti i partecipanti a questo No MTV Awards. Sì. Parlo anche molto bene cosa, anche l'inglese. Sì. E naturalmente sapete che in questi giorni a Monaco c'è la Oktoberfest. Certo. Anche noi in Tirolo stiamo organizzando la nostra Oktoberfest, ma da noi non beviamo birra, dicono che fa molto male, e anziché birra mangiamo tantissimo yogurt. È per questo che ho portato per tutto il pubblico una confezione del nostro yogurt artigianale. Ma è fantastico! Che offriremo a tutto il pubblico. Grazie. Naturalmente, eccolo grazie. Qui. Grazie. Questo è un echter Südtiroler yogurt. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ringrazio io tantissimo per questo premio. Vi ricordo sempre che la Volksmusik è allegria. Spero... Scusi, adesso prego. Non è per caso, però vestito così e con questo vasetto qua io mi sento un cretino, scusa. No, sembra forse più quasi un gelatino. Dico molto sinceramente, non capisco cosa mi abbia portato fin qua, però ci deve essere qualcosa che è andato storto. Lei che mi parla in tirolese, io con un vasetto enorme di yogurt, vestito così, capisco che la mia vita non ha subito qualche... Io no, così, no, ma io, è una riflessione mia. Certo, lei, certo. Lei non certo. C'è, è una riflessione mia. Capisci? Naturalmente, io aspetto sempre lei per assaggiare poi i nostri altri yogurt. Questo cos'è? Frutti di bosco? Questo è naturale. È naturale, naturale. Yogurt, solo yogurt. Così. Solo yogurt perché è quello che fa meglio a tutti quanti. Va benissimo anche per no, le vuole dire anche le caratteristiche organolettiche dello yogurt? No, perché no, voglio dire. Invito tutti a venire in Südtirol a visitare la nostra bellissima terra e naturalmente, come sempre, Volksmusik e allegria. Io vi saluto, dico a tutti tschüss, auf Wiedersehen in Südtirol e lascio continuare lei questa premiazione. Grazie per il vasetto di oro, lo tengo qua con me. Va bene. Le do il premio, ecco qua. Grazie a tutti. La dentiera di Mick Jagger, la porti ai Meyer Hofer. No, certamente, Erwin metterà vicino la custodia del suo violino, sicuramente. Perfetto, grazie mille, un applauso. Grazie a tutti, arrivederci.
No, una cosa le devo dire, questa serata non sarebbe stata possibile perché le acconciature di Tazia e di Monia sono state di Revolution, lo devo dire perché sono stati veramente carinissimi. Un bel applauso anche per loro. Ciao, ciao a tutti.